Buongiorno! Ci siamo svegliati da un po', ma devo ancora prepararmi perché avrei preparato il signorino e lui però puntualmente ha già fatto pupù, quindi adesso andiamo a cambiarlo nuovamente. Poi finisco di prepararmi e andiamo in piscina a fare i pesciolini. Come fa il pesce? Bravo, amore! A fare i pesciolini e quindi vediamo se riusciamo a portarvi con noi per questa giornata normale da mamma. Però, insomma, visto che abbiamo la piscina, ho pensato fosse un po' più interessante rispetto ad altre giornate. I pesci, bravo! E quindi vediamo se riusciamo a portarvi con noi in questo lunedì di febbraio. Semmai ve lo lascio nel link, il link nel box informazioni. L'anno scorso, quando abbiamo fatto questa esperienza, però ovviamente Pietro era piccolo perché aveva 6 mesi, anzi non li aveva ancora compiuti, e l'esperienza è stata molto 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 positiva. Però l'organizzazione dello spogliatoio da sola, portalo vetto, cambiati, lavati, prepara lui. Cioè, uscivo ogni volta che ero distrutta, cioè, da sola. Infatti invidiavo le mamme che erano con il marito, con la mamma, con un'amica, cioè, erano sempre accompagnate. Così che quando il bimbo era pronto lo lasciavano a loro e loro riuscivano a farsi una doccia, o se dovevano solo cambiarsi, cambiarsi, ma non cambiarsi magari che il bambino iniziava a piangere. Cioè, veramente è stata. Poi alcune giornate meglio, ma le prime in particolare me le ricordo che uscivo ed ero stanchissima. Poi comunque bisognava portarsi il l'ovetto per poter poi appoggiarlo finché la mamma, insomma, si cambiava. Ma l'ovetto con un bimbo di 6 mesi, cioè, iniziava ad essere pesante da trasportare. E da dove parcheggiavo, cioè, mica potevo lasciare l'ovetto davanti alla porta, andare a parcheggiare. Invece, se avevi qualcuno che ti accompagnava, potevi far così e ti risparmiavi un po' di strada a piedi con l'ovetto. Quindi adesso cammina, adesso gli preparo un po', cioè prendo un cracker e un po' di acqua o succo per quando usciamo, così lui sarà tranquillo, così insomma riuscirò a spero, sì, dimmi, con chi parlo? Parlo con tutte le zie del web, amore. Allora, siamo in macchina e pensavo di essere in anticipo e invece ho fatto come al solito un po' male i conti. E niente, quindi adesso andiamo in piscina. Questa volta ho deciso di andare la mattina, l'anno scorso andavo il pomeriggio, ma mai più. Il pomeriggio ci sono tutti i bambini delle elementari, medie, mamme, nonne, urlanti. Bimbi che scappano, cioè lo spogliatoio è un campo di battaglia e quindi no, no. Anche no, finché posso, insomma, lo evito. Oggi ho messo online il video della sfida Chubby Bunny che ho fatto con le mie amiche sabato, e vabbè, oltre al fatto che io nel farlo e nel montarlo mi sono divertita troppo. Cioè, penso sia stata la volta in cui ho riso di più montando un video, ma accidenti questo sole. Mi sembra che anche le mie amiche si siano divertite un sacco e niente, siamo proprio divertite tantissimo, proprio un sacco, e spero insomma piaccia anche a voi. Lo stesso giorno, ve lo anticipo già ora, io non so se questo video che sto facendo ora lo pubblicherò prima o dopo l'altro video che abbiamo fatto insieme io e le mie amiche, però appunto abbiamo girato successivamente al Chubby Bunny un altro video tag. Spero che anche quello insomma uscirà bene, quello devo ancora montarlo, editarlo, però penso insomma che venga divertente.
divertente pure quello. Ho già ricevuto qualche commento sotto il primo video, fate ancora altri video tag, quindi sì, ne abbiamo fatto un altro e adesso ci organizzeremo magari per fare qualcos'altro. Ciao amore, stai guardando il finestrino? Guarda che siamo arrivati, 9:10, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Siccome in piscina non si possono far foto, non si può riprendere, non si può far nulla, penso abbiano avuto problemi in passato, ci vediamo dopo. Ciao! Eccoci! Allora, abbiamo fatto il corso in piscina e sono contenta, devo dire la verità. Allora, quando siamo arrivati, Pietro ha iniziato a piangere. Secondo me aveva la sensazione che lo stessi portando in un altro nido, a lui un po' sconosciuto, e che io lo lasciavo lì, e, sì, insomma, come al nido. Invece no, continuiamo a spiegare, cioè invece appunto il corso lo si fa insieme, e quindi per tutti i primi 5-10 minuti che l'ho messo in costume, siamo entrati in piscina, siamo entrati in acqua, abbiamo conosciuto la maestra e gli altri bambini, eccetera, lui ha pianto. Poi siamo entrati in acqua e la maestra è stata molto, molto brava. E siamo entrati, gli ha lasciato il ciuccio, che lui lo porta parecchio il ciuccio, e è stato proprio bello. All'inizio molto titubante, poi insomma fino a che alla fine ha pianto per uscire, giustamente, mi sembra giusto, però sono stata contenta. Si fanno dei percorsi motori in acqua, fuori dall'acqua, con lo scivolo, senza scivolo, delle attività tipo prendere degli anelli e riempire un salsicciotto, molto carino. E poi insomma, facendo il confronto con l'anno scorso che aveva 6 mesi, adesso ha uno spasso, cioè veramente sono molto molto contenta, e quindi adesso non vedo l'ora di riportarlo lunedì prossimo. E sto pensando da un po' di tempo di fare un giveaway, però non so bene come funzioni e non so neanche bene cosa mettere in palio, cosa possa interessare. Se avete suggerimenti fatemelo sapere, però allora se faccio prodotti per i bambini prendo dentro solo le mamme, cioè le neomamme, e vorrei prendere comunque tutta la fascia dei miei followers che non sono tutte mamme. Volevo fare qualcosa anche fai da me, visto che mi diverto, e allora lì prendo dentro più persone, però solo una cosa fai da me mi sembra poco, non lo so, ci penso, anzi aiutatemi voi. Papà. Papà. Ok, abbiamo pranzato, c'è ancora tutto da sparecchiare, tutto da sistemare. Vieni qua che ti vedono anche. Niente, abbiamo mangiato. Siamo fatti un po' di coccoline, vero? E adesso porto a nanna questo pupo. Poi devo risistemare tutta la cucina. Sì? Andiamo a nanna? L'occhio languido del mio bimbo. Andiamo a fare la ninna? Ciao ciao! Salta, tutti giù, salta, tutti giù, che comodi che si sta lì, che comodi, dai, facciamo tutto, giro tondo, casca al mondo, casca la terra, tutti giù, terra, ole, oh, ancora, su, giro tondo, casca al mondo, casca la terra, tutti giù, terra, andiamo, su, su, oh, giro tondo, casca al mondo, casca la terra, non vedo, tutti giù, terra, oh, giro tondo, casca al mondo, casca la terra, tutti giù, terra, ancora, oh, oh, sì, è svegliato, io sono riuscita a fare anche qualcosina. E la candelina, amore, c'è lì. Sì, questo è il profumo della mamma. Qua c'ho il mio
comò, cassettiera personale. E ancora mi salutare. Adesso vado a preparargli la merenda, un po' di frutta, qualcosa di buono, uno yogurt. Cosa mangiamo oggi? Un po' di tè. Vediamo. E poi vediamo perché si sta annuvolando. Fino a prima era bellissimo. Ciao ciao. Fino a prima era bellissimo il tempo. Poi vediamo se uscire oppure rimanere in casa. Ci vediamo dopo. Eccoci al... Ah, no, vabbè. Prima voleva essere inquadrato, adesso scappa. Scappi. Scappi. Sì. Allora, niente. Alla fine non siamo usciti. Oggi pomeriggio ci siamo dati da fare qui a casa. E ho appena cucinato, cioè sto cucinando della zucca. Perché questa sera voglio provare a fare una ricetta nuova di una zuppa che ho mangiato per la serata di San Valentino, che è appunto una zuppa zucca, orzo e rosmarino, che ci è piaciuta un sacco al ristorante e voglio provare a riproporla. E quindi appunto ieri ho acquistato la zucca che adesso sta cuocendo qui in forno. Sta cuocendo e scotta, eh. Abbiamo preso i colori. Eccolo qua il giallo, amore. Coloriamo il pesciolino. Questo. Abbiamo i timbrini molto carini che ci erano stati regalati con il pad così. Molto molto carini, vero Pietro? Sì, vuoi coprirlo? Bravo! Lui è un bimbo ordinato. Oh sì, si chiude. Abbiamo messo lo scotch così. Sta più chiuso. Dov'è che vuoi passare? Guarda, amore, guarda che sono caduti. Sono caduti. Vuoi vedere cosa vedono? Nuova. No. No. No, 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 no. Non so se riuscirò a filmare ancora perché l'ora prima di cena e dopo cena sono sempre le più toste della giornata. Quindi se non vi saluto più tardi, vi saluto già ora. Fai ciao. Fai ciao. Mandi baci. Me ne mandi un altro. Ciao ciao, e le dai un bacio a mamma? Amore! Ciao da noi, al prossimo video! Ciao!